Ciao a tutti, lo volete un piccolo video a spesa? Questo cercherò di caricarvelo tipo per oggi è lunedì, no, oggi è domenica. Per domani, no, c'è già un video per dopodomani. Dunque, non so da cosa partire. Intanto siamo stati al Famila e al Famila abbiamo usato anche 10 euro di buoni. Me li sono portati tutti i buoni perché il Famila in genere accetta questi buoni pasto, non è distantissimo, è in linea d'aria e lì dritto, per cui sì, ci sono da fare tutte le stradine, però è quasi tutto al sole, però alla fine conviene andare lì perché nei negozietti qua in via Bafile, insomma, magari la roba costa un po' di più e c'è poca scelta. Abbiate pazienza, sono le 10, sta suonando le campane della chiesa che è. Praticamente vi faccio vedere, la chiesa è qua. Quella. Devo andare a vederla perché non sono mai entrata, volevo vedere com'era dentro. Qui c'è anche un cantiere, ma fortunatamente in questi giorni ovviamente, beh, oggi è domenica, è chiuso, ma anche sabato era chiuso, anche ieri. Dunque, Famila, questi sono i prezzi. C'erano le banane in offerta, baby anguria in offerta, melone in offerta. E poi, poi non lo so cosa c'era in offerta, sinceramente c'erano veramente tante 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 offerte che da noi non ci sono. Totale 24,07, qui ci sono, vabbè, i buoni. Ok, quindi questo è quello che abbiamo preso, inclusa questa busta qua, questa l'abbiamo fregata, tipo, l'abbiamo messa nella borsa senza passarla alla cassa. E cos'altro? Vabbè, niente. Allora, mi sono comprata il fruttolo e io direi di mangiarne uno già adesso. Cioè, sono le 10, noi siamo ancora qua, dobbiamo ancora andare in spiaggia. Fruttolo, fragola e vaniglia ho preso, perché gli altri non mi ispiravano. La baby anguria, 2,71 euro. Poi c'erano queste patatine Amica Chips, in sacchettino piccolo però, magari da portare in spiaggia, sono più comode rispetto al sacchettone quello grande. Anche se io in spiaggia in genere non porto schifezze, ma quest'anno cambiamo le regole. Poi abbiamo preso pane perché l'avevamo finito. Questo qui è quello integrale, e si vede, 59 centesimi, sono due panini. E poi tre panini, questi qua normali, pane bianco, fascia 2, boh, 67 centesimi. E anche questo qui era in offerta, oltre all'anguria, eccetera. Una coca perché ho voglia di Coca-Cola, adesso la metto in frigo, lascio che si ghiacci per il pranzo. Poi qui ci sono i due giornaletti che ho preso per la spiaggia, anche se già ne avevamo uno, ma era vecchio, quindi ho preso altri due. Fazzoletti perché siamo sempre senza fazzoletti, anche a casa siamo senza fazzoletti. E quindi ho preso questi qua della Selex profumati perché io adoro quelli profumati. Poi ci sono due cose di succhi, uno è nettare d'arancia e uno è l'albicocca, questi anche li metto in frigo. Le banane, perché eravamo senza, le avevamo finite, qua si è rotto tutto il sacchetto, stranamente. Poi, vabbè, il melone, così faccio vedere i prezzi anche, visto che ci sono. Melone 1,13 euro, le banane chissà dov'è, qua, 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 eccolo, 1,49 euro. E poi c'è un formaggio, che è questo qui, 2,53 euro, e non è totalmente fresco, è abbastanza duretto questo. E poi questo, cioè io me lo mangerei tutto adesso, il brie, 2,02 euro, perché anche questo era in offerta. Sì, ecco, quindi questa è la piccola spesa per oggi, ma abbiamo altra roba in frigo, abbiamo la carne, abbiamo verdura, quindi questa è una spesa da... Più che altro siamo andati perché serviva la frutta, io volevo anguria, volevo qualcosa di frutta, quindi più che altro per quello. E poi perché volevo la Coca-Cola ci serviva il pane, quindi abbiamo preso anche il Con resto. questo io concludo, adesso ci diamo una mossa, io mi cambio, metto costume, andiamo in spiaggia perché è tardissimo a quest'ora, cioè andare in spiaggia a quest'ora è da suicidio, ma va bene. Adesso sistemo questa spesa qui e noi ci vediamo in un altro video, come sempre vi aspetto, se riesco a caricarlo, vi aspetto domani, quindi mercoledì, con un nuovo video, sempre ore 14, qui su YouTube e seguitemi su Instagram, mi raccomando, perché faccio le stories e lì vedete tutto in tempo reale, qui sul canale vedete tutto un po' slittato nel tempo. Ci vediamo alla prossima, ciao!